siamo in diretta e c'è il conduttore che sta giocando col telefonino. Benvenuti alla prima puntata di Finanziariamente. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario, e iniziamo questa attraversata sui canali di WellTV, canale digitale 231, e in streaming welltv.eu. Sulle nostre pagine social siamo già in diretta, grazie alla regia, grazie a Lorenzo che oggi ha fatto miracoli per la regia, ma non sono da solo. Non sarò mai da solo, avremo degli esperti, avremo delle persone che dialogheranno con noi sui temi dell'educazione finanziaria, rendendola semplice per le imprese, le famiglie e per tutti noi. A mio fianco la colonna Giusy Biondelli. Buongiorno a tutti, benvenuti. Buongiorno, benvenuti al nostro primo appuntamento. A Giusy, che oggi è sorridente, ma non siamo ancora soli, non sono contento mai. Una bionda, una mora, grazie Angela, benvenuta. Angela che ci aiuta oggi, lunedì mattina, ore 8:30, abbiamo bisogno un po' di energia, vero Giusy? Già, lunedì mattina sempre molta energia. Molta energia, un buon caffè è offerto dal nostro sponsor, che abbiamo anche noi, che è Lucaffè, www.lucaffè.it di Carpenedolo, che ringraziamo. Grazie, ecco qua, guardate che bella tazzina che ho, bellissima, appoggio qua perché sennò qui un disastro. Faccio grazie. Disastri. Lucaffè, un bene. Buon caffè a tutti e una buona partenza di energia per il lunedì e per la settimana. Come inizio non c'è male, devo dire. Devo dire, il profumo è buono. Tante, buono Angela, brava Angela, brava Angela, brava. Angela, la colonna portante di WellTV che oggi è coinvolto o rapinato ai suoi doveri qui in WellTV e mi ammazzerà dopo, non in diretta, che la salutiamo e la ringraziamo. Abbiamo tutto, biscottini, caffè di tutte le miscele, arabica, qualsiasi cosa, ma ne parleremo poi di Lucaffè, che ringraziamo ancora, con la sua macchinetta che fanno loro, la macchinetta del caffè, la piccola, la chiamano la piccola perché la fabbricano loro direttamente, e un'azienda che combatte, lotta e soprattutto esporta, marchio conosciuto all'estero, Giusy, vero? Sì, decisamente, è un'azienda che esporta, che prevalentemente esporta all'estero, quasi tutto il suo fatturato è presente all'estero, pertanto è un'eccellenza italiana che è conosciuta. Qui sul territorio. Oggi è ottobre, inizia ufficialmente la settimana lavorativa del mese di ottobre e siamo nel mese dell'educazione finanziaria. Qui abbiamo il nostro logo, vedete, il mese dell'educazione finanziaria. L'hashtag è ottobreedufin2020, quindi hashtag ottobreedufin2020. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo alcuni eventi per il mese dell'educazione finanziaria promossi da noi. Stiamo vivendo un periodo particolare, non ci nascondiamo le difficoltà, eravamo soliti organizzare incontri, Giusy, di persona. Vero, era occasione anche per vedersi di persone, per scambiare opinioni con le persone, con i nostri clienti, non incontrando scuole, associazioni di anziani, associazioni anche di casi particolari, anche di disabili che abbiamo, certo, abbiamo incontrato. Era un'occasione per poter avere uno scambio sempre su questi argomenti e temi di educazione finanziaria che aiutano anche, no? La legge a del fare dopo valutazioni di noi, migliori, certo. La legge sì, del dopo sì. Di molti noi. Molti temi, ma non ne parleremo tutti oggi. Quindi abbiamo deciso di andare sul digitale, utilizzare i canali digitali e i canali per quanto ci sono familiari per quanto riguarda lo scritto. Giusy Biondelli scrive spesso su Mondo Padano. Mondo Padano settimanale e nella rubrica Risparmio e Finanza ogni 15 giorni Giusy è presente con articoli che riguardano tutto quello che è l'aspetto del denaro, dell'educazione finanziaria, e io sono presente oltre che su, così, in TV, siamo anche sul blog dell'Informatore, l'Informatore, interessante blog, andate a vedere su Facebook, c'è e noi ci siamo. La partenza è stata buona, energizzante. Ma torniamo al mese dell'educazione finanziaria. Qui notate qui sul tavolo, oltre al bellissimo cofanetto, sembra Natale, sembra Santa Lucia. Davvero, sì, sì. Dà un po' di aria natalizia, caffè, è rosso. È rosso, da sempre festa, ma abbiamo le borsine del Comitato per l'Educazione Finanziaria da distribuire alle persone, abbiamo le biro, abbiamo il segnalibro, eccolo qua, il nostro segnalibro, ce ne sono tre o quattro di vari punti, in cui il Comitato si focalizza per fare dei punti per far riflettere. Oggi abbiamo scelto dei piccoli focus. Il numero 4, ti passo il numero 4, Giusy.
Non firmare mai se non hai compreso, e questo è molto importante. Io lo dico sempre assolutamente ai miei clienti e anche a coloro che vogliono parlarmi come educatore finanziario, dico sempre cercate di capire quello che state facendo, perché se capite quello che state facendo comunque siete preparati a quelli che sono gli eventi e le evoluzioni nel futuro, anche di fronte anche a situazioni come quelle che abbiamo vissuto quest'anno nel 2020, situazioni di emergenza e situazioni che non erano prevedibili. Ma se si è consapevoli di ciò che si è fatto e si è deciso, assolutamente sarà possibile recuperare tutto quello che è il principio, la base della nostra pianificazione. Ma facciamo una domanda particolare a Giusy, già che qui la sfruttiamo, l'avremo sempre, magari non sempre in presenza, ma con i potenti mezzi della regia. Magari... Che abbiamo super utilizzato nel 2020. Ecco, appunto questa domanda, Giusy, è questa. Abbiamo fatto delle prove, eccetera. Nel lockdown hai seguito i tuoi clienti? Come li hai seguiti, Giusy? Assolutamente, in un periodo così di incertezza e di fragilità anche, in cui nulla era più certo, in primis la sicurezza della nostra salute, essere presenti telefonicamente, con delle video chat, con dei collegamenti, con le mail, è fondamentale, per cercare di dare tranquillità e garantire la presenza, perché è chiaro che l'incertezza dell'andamento dei mercati, piuttosto che della situazione economica, non può venire dalle singole persone, ma è un qualcosa che è più generale. Ma il fatto di sapere che c'è qualcuno che ci assiste e che ci tiene aggiornati e che ci chiarisce alcune cose che magari non capiamo, perché poi le notizie si rincorrono nei vari telegiornali, è un modo per cercare di infondere tranquillità ai clienti. Vedo sotto pancia di Giusy, vedo 70%. Il tuo gradimento, Giusy, è già al 70%. Che bello, con grazie. Gli ascoltatori. Siamo già al 70%. Ma Giusy ha detto una parola importante, la video chat, la mail, ma anche la telefonata, la voce. Sì, siamo stati vicini con la voce, Giusy? Assolutamente, ma è un contatto più diretto, senza sempre la formalità della mail che magari una persona deve interpretarla, deve leggerla. La voce aiuta moltissimo e poi c'è uno scambio, è una comunicazione dinamica, no? Quindi il fatto che ci sia una comunicazione diretta aiuta nel dialogo. Aiutiamo anche a capire chi ci sta seguendo per la prima volta. Questo titolo, Giusy, Finanziaria Mente, cosa vuol dire Finanziaria Mente, Giusy? È un titolo che ci siamo voluti dare per dare in una parola il concetto di cercare di focalizzare la nostra mente, le nostre valutazioni, le nostre riflessioni su un tema che a volte è ostico, un po' perché è antipatico, un po' perché non ce lo troviamo, non lo conosciamo bene, un po' perché magari siamo presi e occupati da tutt'altro, dal nostro lavoro, dalla nostra quotidianità. E quindi, ecco, Finanziariamente ha voluto essere un piccolo focus della settimana, del lunedì mattina, per cercare di avere una piccola parentesi e focalizzarsi su alcune tematiche finanziarie che magari normalmente non abbiamo il tempo o la voglia o il contesto di concentrarci. Sfrutteremo l'esperienza di Giusy come consulente finanziario a partire da settimana prossima per quanto riguarda delle domande come è andata la settimana. Noi non facciamo gli auspici romani, non guardiamo il fegato degli animali per vedere il futuro, non abbiamo sfere di cristallo e quindi daremo le indicazioni di massima che gli esperti che ci seguono, Giusy. Soprattutto ci focalizzeremo sui principi della pianificazione finanziaria, di quelle che sono le valutazioni di base che noi possiamo fare. E le possiamo fare noi semplicemente per il fatto che comunque siamo noi stessi a conoscere meglio di tutti gli altri la nostra situazione, le nostre esigenze, i nostri obiettivi del futuro. Questo è fondamentale. Poi chiaramente i mercati, l'economia, le variabili economico-finanziarie sono tutti aspetti che noi non riusciamo né a prevedere né a controllare. Ma se noi abbiamo pianificato bene prima, riusciamo di volta in volta anche a mantenere lo sguardo dritto verso i nostri obiettivi. E questo è fondamentale. A tenere la barra della mia nave bella dritta, nonostante le tempeste, nonostante i periodi di bonaccia, i periodi... Esattamente. E in questo mare abbastanza... Perché noi quando guardiamo all'orizzonte, cioè guardiamo lontano, non guardiamo da qui a 3 mesi, non guardiamo da qui a 2 settimane. I nostri obiettivi, ciò che pensiamo, dei nostri progetti, come li valutiamo, come li vogliamo realizzare, è qualcosa che va ben oltre il breve termine, il brevissimo termine. Certo, siamo abituati ad assecondare troppo le nostre paure, le nostre insicurezze nel presente, perché ogni giorno viviamo questa insicurezza, soprattutto appunto quest'anno,
che riguarda un'emergenza che non ci aveva mai toccato prima, però l'importante è mantenere lo sguardo all'orizzonte. L'insicurezza è data anche dai numeri, milioni e milioni di euro depositati sui conti correnti fermi, un paese immobilizzato, un paese ingessato, le aziende hanno bisogno di questo risparmio, ne parleremo nelle puntate a venire, come proteggere questo risparmio, come poter pensare a pianificare il proprio futuro, come proteggere la propria azienda, la propria famiglia, il proprio sudore della propria attività. Noi veniamo dall'esperienza di un programma TV ormai famoso che si chiamava Restart, che si chiama Restart, oltre alla crisi di Plus Italiano, dove abbiamo invitato le aziende a venire a parlare con noi. Quest'anno un nuovo taglio che magari qualche imprenditore lo porteremo con noi per darci qualche piccolo flash di economia reale dal territorio, quindi parlare anche di educazione finanziaria con chi vive l'impresa, con chi ha a che fare tutti i giorni con quello che è l'imprevisto, con i decreti, con il mercato, con l'estero, con tutte le norme che ci sono per lottare e portare avanti il proprio progetto imprenditoriale. Educatori finanziari, Giusy, e consulenti finanziari, quindi vuol dire che tu sei iscritta all'albo degli consulenti finanziari, OCF, chiaro. So che sei iscritta anche come subagente assicurativo. Sì, beh, chiaramente tutte le certificazioni che sono necessarie e obbligatorie per il rispetto della normativa e in più appunto la volontà di avere anche un taglio prettamente di sostegno all'educazione delle persone, che non significa andare a stravolgere quelle che sono i nostri pensieri, ma integrare quelle che sono le conoscenze che sono necessarie per fare le valutazioni, quindi, oggi in un mercato che è complesso. Quando ci presentiamo in pubblico, quindi siamo educatori finanziari iscritti all'albo, al registro degli educatori finanziari AIF, esatto. Salutiamo il presidente Nunzio Lella, AIF.eu, il sito se volete dare un'occhiata, perché viviamo in questo periodo, quindi usiamo gli smartphone e i tablet. Naturalmente siamo in diretta streaming dappertutto su webtv.eu in digitale 231 e sulle mie pagine Poli Maurizio, Facebook, troverete tutte le pagine e tutte le conseguenze del poter vederci su tutti i device, come dicono quelli bravi, dal punto di vista tecnologico. Ricordiamo il mese dell'educazione finanziaria, vi invito ad andare a vedere il sito www.quelloccheconta.gov.it fatto dal Comitato per l'Educazione Finanziaria, in cui ci sono tutti gli eventi in Italia, compreso il nostro piccolo, che verrà una puntata sponsorizzata da WellTV, ringrazio i proprietari di WellTV, verso fine mese, nella settimana della Previdenza, un'ora intera, col dottor, non mi ricordo mai come si chiama, quell'Andrea lì, come si chiama il dottor? Col dottor Andrea Rocco, assolutamente, un grande formatore che ci focalizzerà su un tema molto a noi caro, il tema è che pensione sarai? Che pensione sarai? Faremo un'ora intera, sarà una puntata speciale, è già sul sito di quelloccheconta.gov.it, sarà nella settimana dal 26 al 31 in diretta il lunedì e poi in replica durante la settimana. WellTV appoggia in pieno questa avventura e la ringraziamo qui perché è un passaggio molto importante. Invece noi, nel nostro piccolo, con il settimanale Mondo Padano, abbiamo organizzato un evento in presenza o con tutte le norme Covid, quindi disinfezione, distanziamento tra una persona e l'altra temporale di almeno 40 minuti, cose che sapete, per poter parlare con le persone nella settimana, dal 26 al 31, presso i nostri uffici a Cremona, in via Antiche Fornaci, oppure col digitale, video chat, Zoom, Google Meet. Chi ne ha più ne metta. Non la modalità più comoda. Più comoda per poter parlare di futuro, previdenza, pensarci oggi al mio futuro. Noi diciamo sempre, e lo diremo alla fine, la nostra frase, lo slogan che non è cambiato, lo diremo alla fine per tenervi ancora qui un attimo, prima di lasciarvi e continuare il vostro lavoro, la vostra attività. Il lunedì, momento di energia l'abbiamo avuto col caffè, ma torniamo a parlare di educazione finanziaria, Giusy, quindi mi ricordo che ottobre, oltre che essere il mese dell'educazione finanziaria, è sempre stato il mese dedicato al risparmio, ce lo stiamo dimenticando. Mi ricordo le cassettine della Cariplo, per chi ha qualche anno in più, che erano in ferro, erano proprio così, dei libri, erano a forma di libro,
ed era un salvadanaio dove i bambini potevano mettere il soldino. Venivano regalate ai bambini all'elementare, appena iniziavano il loro percorso, diciamo, didattico e con le scuole primarie, ecco, per cui era una bellissima occasione per iniziare la cultura finanziaria di un bambino. In quel momento lì venivano messe le prime basi, i primi concetti, perché il discorso del risparmio era semplicemente il fatto di dire di non utilizzare, di non spendere tutto quello che avevi in quel giorno, in quel momento, ma di essere così previdente, da qui il concetto di previdenza, da accantonare qualcosa per il futuro. Chiaramente la settimana della previdenza non è una settimana, cioè è una parola importante, la parola previdenza, dove non si richiama solo il concetto della pensione, che ringraziamo fin da adesso Andrea, che sarà bravissimo e che dà sempre degli spunti interessanti di riflessione, ma riguarda il concetto più ampio di previdenza. Previdenza solitamente è l'abitudine di occuparsi in maniera prudente e tempestiva delle esigenze del futuro. Cosa significa prudente e tempestiva? Prudente perché bisogna avere un approccio, diciamo, programmatico e comunque con delle regole, con dei comportamenti. Tempestivo nel senso che non si può rinviare troppo, prima ce ne occupiamo e prima riusciamo ad avere l'abitudine e soprattutto a sentire meno l'impatto oggi di quello che facciamo per il nostro futuro. Iniziare ad accantonare, è chiaro che l'esempio tipo, l'esempio principe è la pensione integrativa, la pensione complementare, accantonare oggi per il futuro. Se inizio 20 anni o se inizio 40 anni non è la stessa cosa, inizio 20 anni prima, quindi chiaramente prendo tempo. Il tempo è sempre mio alleato negli investimenti in generale, ma a maggior ragione nell'ambito della previdenza. Però previdenza vuol dire anche pianificare tutto quello che può essere le mie esigenze in termini di rischi, che può essere un rischio da una prima orienza, può essere un rischio malattia. Cioè la parola previdenza è proprio in senso ampio. Preoccuparsi oggi, con metodo, con pianificazione, di esigenze che riguardano il mio futuro da oggi, a partire da oggi proprio. Questo è l'importante. L'importante è quello che sta citando Giusy: se non penso oggi io a me stesso, nessuno più penserà a me in futuro. Quindi parleremo anche di questo termine qua, non oggi, ma ne parleremo, di sopravvivere ai propri risparmi. È un tema molto delicato, la longevità e la sopravvivenza al proprio capitale accumulato. Quindi sarà un tema, faremo degli esempi, cercheremo di essere semplici il più possibile. Domande da voi, non in diretta, ma vi lasciamo il numero di telefono per il WhatsApp, per le domande per lunedì prossimo. Il WhatsApp che potete utilizzare è 349-571-4319 o una mail info@yourt-solution.it. Qui potete far arrivare le vostre domande e noi cercheremo di rispondere, e anche con l'aiuto dei nostri amici esperti che ci aiuteranno, perché è un mondo complesso, noi conosciamo, noi sappiamo navigare, ma abbiamo bisogno anche di chi ci può supportare in questa navigazione con i radar, con i satelliti, con certo, tutto. Avvalersi di specialisti o di consulenti aiuta anche a operare le scelte più giuste, più corrette, anche durante tutta la nostra pianificazione. È chiaro che se noi partiamo ad un certo punto della nostra vita con una pianificazione, nel durante il famoso ciclo di vita, in più occasioni ho avuto modo di sottolineare che la nostra vita cambia, è dinamica, e quindi fare un'opportuna pianificazione aiuta anche ad andare a fare quegli opportuni aggiustamenti nella pianificazione che corrispondono a quelle che sono le novità della nostra vita. Noi non siamo statici, siamo dinamici, può cambiare il lavoro, cambia la nostra dimensione di famiglia, cambiano le nostre esigenze di salute, cambiano le nostre esigenze finanziarie, abbiamo dei nuovi progetti, ne chiudiamo di altri, quindi questo è fondamentale. Avere la capacità di pianificare significa anche potersi dotare di un periodo per monitorare e quindi farlo per tempo, perché se più noi aspettiamo, più attendiamo e riduciamo la variabile tempo, più saremo di rincorsa, e quindi cosa succede? Che ad una minima variazione potremmo non essere preparati, potremmo essere presi in contropiede, una variazione lavorativa che non avevamo considerato, questo potrebbe essere un imprevisto che può stravolgere la nostra pianificazione.
Quindi è per questo che dico sempre che il tempo è nostro alleato, lo è sempre. Se noi partiamo per tempo, ci diamo delle regole, ci diamo dei comportamenti, poi possiamo anche permetterci delle pause, se, qualora siano necessarie. L'esempio principe è quando da molto giovani, anche ragazzi al primo lavoro, 18-20 anni, quando iniziano la propria attività lavorativa, ai quali viene suggerito o effettivamente di fare il proprio fondo pensione, oppure anche per chi non vuole impegnarsi subito in un fondo pensione, perché comunque è necessario un certo tipo di preparazione, che cosa significa fare un fondo pensione, anche solo il concetto di accantonare, quindi attraverso un piano di accumulo. Ecco, iniziare un piano di accumulo per tempo significa che se per un certo periodo di tempo, ad esempio, non possiamo permettercelo, lo possiamo anche sospendere. Questo significa partire per tempo, significa poter operare delle variazioni che magari in quel momento sono inderogabili. E quindi questo sta il fondamento di pianificare per tempo, cioè di valutare, come abbiamo detto, previdenza, valutare con prudenza e tempestivamente, cioè valutarlo con prudenza perché parto col tempo, tempestivamente nel senso che inizio da subito, in questo modo posso sempre riuscire ad aggiustare il tiro. Questo è fondamentale ed è la massima flessibilità che noi possiamo ottenere nella nostra pianificazione. Stavo seguendo qui sui social, Giusy, sei molto seguita nella diretta anche sui social, naturalmente anche in streaming. Vedete, l'ho definita colonna perché è la colonna del programma La Giusy. È una sicurezza dal punto di vista dell'aiutare gli imprenditori e le famiglie nel loro percorso finanziario. Noi ci siamo, ci saremo, cercheremo di accompagnarvi in questo cammino, in questa navigazione che è partita oggi, e questo lunedì abbastanza energetico dal punto di vista del caffè, che ringraziamo sempre il caffè. Buonissimo. Ma torniamo a noi. Cercheremo anche di parlare di temi con degli esempi. Parleremo anche del gatto e della volpe. Dice, ma cos'è Pinocchio, Maurizio? Il gatto e la volpe in finanza. Seppellisci qua il tuo denaro e domani mattina ci sarà l'albero del denaro per te. E faremo degli esempi del gatto e la volpe che sono presenti qui sui social, in internet, eccetera, cercando di darvi degli alert e di stare attenti a chi affidate il proprio denaro. Perché il gatto e la volpe si trasforma, ma c'è sempre il gatto e la volpe. Porteremo anche notizie positive, porteremo casi concreti di belle esperienze dal punto di vista anche imprenditoriale e finanziario e assicurativo e previdenziale, e nessuna marca, nessun titolo, solo esempi. Avremo sì professionisti, ma scevro, che parola che ho usato, dal punto di vista dei marchi, perché siamo educatori finanziari e comunichiamo soluzioni, vero Giusy? Soluzioni, ma soprattutto comunichiamo concetti, valutazioni, informazioni. Questo, l'informazione è importante. È importante perché se io sono informato posso assumere, posso valutare in totale libertà. Se io non sono informato dipendo da quello che mi dice o che mi suggerisce qualcun altro, anche il proprio consulente. Però condividere le informazioni significa anche andare a valutare e vedere, avere la visione dell'obiettivo da raggiungere insieme, confrontandosi. Se io non ho l'informazione, se non ho elementi per poter essere consapevole della decisione che sto assumendo, che sto prendendo, è rischioso perché strada facendo l'insicurezza, la volatilità dei mercati, gli imprevisti, mi rendono un terreno particolarmente ostico per mantenere le mie decisioni. Se invece io ho l'informazione, ho fatto mio, posso anche ritornarci col mio consulente di riferimento su certe tematiche, su certe informazioni, ci mancherebbe, perché alcune volte noi siamo troppo presi, troppo assorbiti dalla nostra realtà quotidiana, pertanto bisognerà tornarci su alcuni concetti, ma questo aiuta a mantenere il percorso che si è definito ed è fondamentale perché il nostro percorso non è un percorso semplicemente che guarda al rendimento. Che tasso mi dai, poi Andrea sarà molto bravo a tornare su queste tematiche, che tasso mi dai piuttosto che rendimento ho, ma gli aspetti che riguardano tutta quella che è la pianificazione finanziaria, di previdenze e non, di investimenti e non, di indebitamento e non, riguardano concetti molto più ampi
che il singolo e semplice rendimento, riguardano il rischio, riguardano gli obiettivi da raggiungere, riguardano le aspettative, riguardano ciò che io voglio per il mio futuro, per me e per i miei cari, per la mia famiglia, per le persone che amo. Riguardano tutti questi aspetti e non può essere semplicemente riassunto in un tasso o in una performance di uno strumento finanziario. Devo ringraziare la regia perché ha prontamente nel sottopancia ha messo il numero di telefono per i WhatsApp e la mail per le domande per il prossimo lunedì. Questa settimana è la partenza di Finanziariamente, abbiamo fatto una presentazione, una carrellata dei temi che verranno trattati. Alcune tematiche non le abbiamo trattate oggi, ma le tratteremo in maniera approfondita e rimandando sempre agli esperti che porteremo, a Giusy che sarà sempre presente o fisicamente o presso il suo ufficio per darci una mano, perché è molto presa dal punto di vista formativo, sta facendo un master, sta facendo corsi di formazione per tutto quello che è la sfera del passaggio generazionale. È fondamentale comunque formarsi. La formazione, formarsi, aggiornarsi, acquisire sempre nuove competenze. Sei certificato a livello europeo? Sì, abbiamo certificazioni EFA. Porco cane, io sono stato certificato a livello europeo anche dal punto di vista del mio hobby, che mi vedete su questi canali anche per quanto riguarda le arti marziali. Questa sera c'è la puntata con la Luna nel Pozzo, saluto il mio maestro Socchi Luciano Rocca, e buona puntata per questa sera, ma siamo certificati a livello europeo EFA, perché la formazione ti obbliga anche a stare formato, a tenere il passo sulle normative, sulle novità, per essere sempre presente e sempre aggiornato a quello che è il futuro, il presente dell'educazione finanziaria. Certamente. Giusto Giusy? Sì, giustissimo. Poi ci sono sempre novità sia a livello normativo, ma che si riferiscono poi alle casistiche che si verificano nella realtà, e essere preparati ed essere aggiornati è importante per essere davvero più professionali possibili con i propri clienti. Quindi la pagina che troverete è Salute Finanziaria su Facebook, trovate il numero di telefono che vedete qui in sovrimpressione 349-571-4319 per il WhatsApp, info@yorta-solution.it. Dalla regia mi dicono che manca pochissimo alla fine della puntata, qualche manciata di secondi e un minuto, che salutiamo chi ci ha seguito in questa prima puntata, il prologo. Grazie. Grazie Giusy. Li rimandiamo a lunedì prossimo? Certamente, lunedì prossimo alle 8.30 vi aspettiamo con un'altra puntata di Finanziariamente. Con il nostro sponsor Lucafè, andate sul sito di quellochecontra.gov.it per vedere le altre iniziative di ottobre Edufin 2020. Vi lascio con la frase che la Giusy sa a memoria. No, ma ti lascio. Grazie. La scena. La scena me la lascia la Giusy, grazie, ma è la scena condivisa, perché senza Giusy non andrei su questa strada, che è il risparmio di oggi è il pane di domani, ricordatevelo. Buon lunedì a tutti, Giusy. Vi aspettiamo la settimana prossima, buona settimana.